Siamo caduti in una trappola che si chiama vita. Tre soldi di occasione, di problemi, di figa. Non so più cosa fare, non riesco a camminare. Se apro bocca faccio peggio, mi limito a pensare. Nella giornata europea della musica che ricorreva il 21 di giugno, Arezzo ha aperto le porte del carcere ai musicisti che hanno suonato per i detenuti di San Benedetto. Michele Casini, batterista degli Osaka Flu, e ancora il rapper Ego e la band Calimani. Viene alla fine di un periodo difficilissimo che abbiamo passato e abbiamo approfittato della giornata della musica che si tiene il 21 giugno in tutte le città italiane ed europee per festeggiare anche noi in un certo senso l'uscita dalla pandemia, insieme a tutti quelli che ci hanno dato una mano, hanno contribuito a farci uscire da questo periodo difficile, cioè tutte le associazioni di volontariato che sono qui presenti nell'istituto di Arezzo. Ma non solo musica per questa giornata speciale, ma anche interventi e sketch comici con il duo Noi delle Scarpe Diverse per un evento straordinario organizzato in collaborazione con Farrago. Consentire ai detenuti di essere considerati come uomini, per quanto abbiano sbagliato, per quanto siano finiti in un luogo il più delle volte meritato, fa parte di quel sistema di umanità che nessuno di noi si deve mai dimenticare e che la Costituzione ci impone di mantenere. Quindi questi momenti di socializzazione sono particolarmente aderenti al dettato costituzionale, particolarmente utili a far sì che i detenuti, una volta usciti, siano migliori di quanto sono entrati, altrimenti sono soldi buttati via.